Salve ancora una volta dallo chef Ruffi, chef VIP, lo chef più famoso d'Italia. Oggi vi sbalordo, vi farò vedere come cucinare la bistecca nel tostapane. Una ricetta da me inventata che già faccio da 2-3 anni. Quando sono a casa non mi va di accendere la cucina, non mi va di sporcare la griglia, non mi va di fare casini. Vista che alcuni la stanno facendo in questi giorni, io vi faccio vedere l'originale da me inventato. Basta avere un entrecotto, una bellissima fetta di carne. È un tostapane semplice. Vedete? Questo è il tostapane. Poi andiamo a salare la nostra bellissima bistecca con il mio famosissimo ormai misto sale, pepe e glutammato e andiamo a mettere semplicemente nella tostapane. Guardate, ecco qua, e lasciate cucinare. Fatto. Poi, perché io ce l'ho come contorno, ce lo metto una patata. Andiamo a fare delle fette più o meno uniformi. Mi si era tagliato il guanto. Meno male che non ho preso il dito. Guardate qua. Guardate qua. Guardate sti coltelli. Guardate. Guardate un pezzo di guanto. Guardate qua. Ma comunque la patata ancora è buona. 3-4 fettine di patate, anche queste. Saliamo. Sale, pepe e glutammato, il mio famoso misto che ormai si vede dappertutto. Andiamo a far riscaldare un pochino la toaster e mettiamo le patate. Guardate che bellezza e guardate che semplicità. Io ripeto, questa ricetta non è una ricetta che io faccio al ristorante. Questi qua sono trucchi e segreti che ormai vi sto dando per fare a casa. Sentite, la bistecca già comincia. Avvicino un po', ormai. Sentite, la bistecca già comincia a sgritolare, guardate. Guardate. Cazzo, è saltato tutto qua. Ah no. Si è rotto il tostapane. È saltato l'elemento. Che è successo? Ma che è saltato? È tutta la corrente qua. Mi dispiace questa ricetta, non possiamo continuare, ma vi farò vedere, la continueremo in padella. Ormai la bistecca ce la finiamo, faremo un'altra prova. Io vado a mettere una padella per andare a riscaldare e ripartiamo di là, perché mi sembra che questa tosta c'ha qualche problema. Come attacco adesso si stacca. Passate un minuto, ho capito il problema. La tostapane adesso funziona, vedete? Solo con le patate funziona. Come vado a metterci la carne? Stacca, sarà vegetariano. Un bravo chef trova subito la soluzione. Avevo detto forse la carne la freniremo in padella? No, perché non c'è sfizio. Andiamo a fare la prova. Le patate le faremo nel microonde, nella tostapane e la bistecca la andrò a finire nel microonde. Un piattino, mettiamoci la carne, mettiamo la carne, come dire, in un piattino e andiamo a mettere nel microonde. Come voi sapete, ormai vi ho fatto vedere già altre ricette, il mio microonde, ogni premitura è 30 secondi, quindi 1, 2, 3 minuti. Mettiamo 3 minuti e vediamo il risultato. Nel frattempo io riesco a vedere da questo finestrella, controllerò. La carne nel microonde, le nostre patate, guardate qua che bello, guardate la bellezza, guardate. Mamma che profumo, le nostre patate, mamma mia, guarda come si è gonfiata questa, guardate che bellezza. Le nostre patate stanno continuando a cucinare nel nostro tostapane. Aspettiamo solo che la nostra bistecca sia pronta nell'ormai ricetta sopraccambiata. In microonde 3 minuti sono passati. Guardate come fuma, mamma, guardate quanto è bella. Guardate la crosticina al lato del piatto. Comunque 3 minuti sono passati, anzi 2 minuti e mezzo, sono andato a controllare, per me è cottissima.
Andiamo a togliere la bistecca dal microonde. Nel frattempo le nostre patate sono fatte. Andiamo a vedere. Guardate qua, che bello. Spostiamo la tostapane. Un piatto a vostro piacimento, ormai l'hanno imparato a dire anche i bambini. E andiamo a mettere la nostra bellissima bistecca a bordo piatto. E adagiamoci le nostre patate. Più patate volete, più patate mettete. Meno patate volete, meno patate mettete. Guardate qua quanto è bello. Guardate sto piatto. Guardate il figurone che farete se avrete amici a casa. Guardate qua. Io vado a mettere un po' di olio di oliva. Cube, ripeto, quello buono. Un'altra spolverata del mio pesto misto di sale e pepe crudo. Ma a me piace, ce la metto. Non piace, non ce la mettete. Io vado a mettere un pochino del sughetto restato dalla carne. Signore e signori, questa qua è la mia bistecca. La mia bistecca. Andiamo a vedere dentro. Guardate qua la cottura perfetta, guardate qua la cottura perfetta, guardate, guardate, guardate qua la cottura perfetta. Andiamo a provare, prendiamo un pezzettino di patata con un pezzettino di carne. Madonna, com'è buona! Ancora una volta dallo chef Ruffi, non dimenticate di seguire la mia pagina. Vi voglio bene.